Allora, io sono Paolo Palmieri, sono ordinario di antropologia del gruppo qui alla Sapienza. Al fianco a me c'è la professoressa Floriana Cicconicola dell'Università di Cassino e della Sapienza. E abbiamo elaborato questa idea della collana di antropologia del gruppo per colmare una lacuna nel discorso dell'antropologia. E soprattutto per tentare di fornire quegli strumenti agli studenti quegli strumenti che potessero dar atto del nuovo corso che l'antropologia sta prendendo, soprattutto in relazione ai più importanti e scottanti problemi dell'epoca contemporanea. Mi riferisco alla globalizzazione, mi riferisco a questo melting pot delle culture mondiali, al fatto che non sempre si dà uno spazio rilevante al discorso delle diversità culturali e al fatto che oggi più che mai il discorso sullo sviluppo, quindi l'antropologia dello sviluppo, risulta problematico. È problematico perché non si tiene conto del fatto che abbiamo a che fare con delle risorse limitate, con un continuo degrado dell'ambiente, con una poca cura data alle risorse naturali e poca attenzione data al fatto che con l'omologazione della cultura occidentale, della società occidentale, a diventare la cultura dominante su tutto il pianeta, le altre culture che sempre ci hanno dato degli spunti importantissimi per lo sviluppo, direi, dell'umanità, spunti importantissimi che affondavano le radici nelle specificità culturali di ciascuna di queste società. Ebbene, queste cose qui, questi fatti, questi elementi della diversità culturale vanno via via o scomparendo o perdendo quell'importanza che dovrebbero avere. Ecco quindi la ragione di questa collana antropologia dello sviluppo. Antropologia perché vuole mettere in evidenza quanto importanti siano le diversità culturali, come sottolineava il nostro maestro Levi-Strauss. E antropologia per dare spazio quindi alle culture, anche quelle meno forti, meno potenti nel nostro gran pianeta, e l'altro discorso legato allo sviluppo che ci si chiede quale sviluppo, perché sviluppo, è ancora sostenibile l'idea che il mondo, la società umana deve continuamente seguire questo percorso di sviluppo da fasi più legate ai contesti naturali, a fasi più tecnologiche che seguono la via della modernizzazione. Bene, la collana è nata nel 2010 e fino ad oggi abbiamo pubblicato 5 volumi e questi 5 volumi sono stati fatti in relazione a una iniziativa che la Cattedra di Antropologia dello Sviluppo ha avuto, quella dell'istituzione di un corso di alta formazione in antropologia applicata ai processi di sviluppo. E quindi per dare gli strumenti ai nostri studenti di seguire questo corso, per seguire il corso, quindi per avere dei testi, abbiamo pensato a questa collana di Antropologia dello Sviluppo, la quale è per la maggior parte in lingua inglese, prima di tutto per favorire una diffusione e un rafforzamento delle capacità linguistiche dei nostri studenti, favorendo la loro lettura in inglese, il loro comprensione in inglese, si favorisce anche una maggiore dimestichezza con questa lingua straniera. E in secondo luogo per avere tra virgolette un bacino di utenza più ampio, perché con l'inglese. La professoressa Floriana Cicconicola sarà la direttrice di questa collana a partire dal 2013. Vorrei cedere la parola perché
si presentasse un po' e dicesse quali sono le potenzialità. Sì, mi chiamo Francesco Di Cola e sono professore di antropologia, professore aggregato di antropologia sociale all'Università degli Studi di Cassina, del Lazio Meridionale e della Sapienza, presso il CLAS, presso il Servizio Sociale. Io voglio sottolineare l'importanza di questa collana soprattutto per un fatto, perché in questa collana si è scelta come tendenza quella di dare voce alla maggior parte degli studiosi che si interessano allo sviluppo. Infatti i volumi per la maggior parte sono volumi, sono cratere, quindi volumi collettani, perché i nostri studenti hanno bisogno di confrontarsi con più prospettive di studio, prospettive scientifiche, tradizioni culturali, non soltanto per l'imperativo dell'internazionalizzazione che adesso ci impone il nostro ministero dell'università, eccetera, ma per aprire il mondo alla diversità. La diversità non è soltanto quella delle culture ancora presenti sul globo terrestre, ma anche diversità di interpretazioni di come si fa la storia e di come le varie culture la realizzano. Interessante anche la scelta che ha fatto il professor Barberi di scrivere e di questi saggi in inglese, fa scrivere questi saggi in inglese, perché è anche un addestramento per i nostri studenti di internazionalizzarsi e di poter avere uno strumento che fosse propedeutico per mandarli anche a studiare in altre università. Sulla qualità di questi libri puoi citare il nostro comitato scientifico, sì, per esempio? No. Sì, allora, come comitato scientifico abbiamo Antonello Biagini dell'Università di Roma, Sapienza, Matilde Calarigali dell'Università di Bologna, ci sono io, poi Marco D'Alema della ASL Frascati, sì, Gioia Di Cristoforo, Università di Roma, Arturo Escobar, Università del North Carolina, quindi un comitato internazionale, poi di ampio respiro e soprattutto orientato verso quegli studi che sono fondamentali per l'antropologia dello sviluppo. Laura Farano, Università di Roma, Gualtiero Aris, Università Sorolla Benincasa, Serge Latouche, Università Paris 7, Philip Lees, Brown University, Giuseppe Licari, Università di Roma, Luigi Lombardi Satriani, Università di Roma, Maria Immacolata Maciotti, Università di Roma, Gianquello di Vierte Sardan, Niger, Paolo Palmieri, Università di Roma, Roberto Pasca di Magliano, Università di Roma, Stefano Pinci, Università di Roma, Parker Shipton, Roma. Come si vede, si è dato voce a tutti, soprattutto per strutturare sempre più, far affermare proprio un processo anche di rinnovamento nell'antropologia, perché nell'antropologia anche applicata. Io direi anche che questo comitato scientifico non è soltanto una lista di nomi, certo, e di avere l'onore di partecipare, ma lavora realmente nella pratica della costruzione del testo. Tutti i testi, prima di essere dati alla stampa, sono sottoposti a questo comitato scientifico, non tutto il comitato scientifico, ma ad un nucleo di persone che maggiormente sono collegate al tema specifico del libro. Si utilizza anche la pila? Sì. La revisione tra pari, perché diventa importante per la qualità del prodotto. Non si può accettare tutto quello che ci viene ovviamente proposto. Il comitato scientifico è ovviamente una specie di rete che lavora, rete aperta, perché sicuramente può essere trasformato secondo proprio le esigenze e il buon esito del lavoro che si propone. Si tratta di una collana print on demand e ogni volume sarà trasformato anche in ebook, per cui può essere consultabile da chiunque con un prezzo anche accessibile. La cosa interessante da sottolineare è che questi volumi sono stati adottati nei nostri corsi e si sono rivelati strumenti efficaci per gli studenti, perché hanno avuto veramente la possibilità di poter constatare cos'è l'antropologia dello sviluppo, chi è impegnato nei progetti di sviluppo e anche la difficoltà per molti di leggere inglese. Quindi strumenti didattici veramente, secondo me, formidabili e apprezzabili. C'è da aggiungere che questi testi sono stati adottati
anche senza giurati, anche in due università africane. La prima è l'Università di Ziguinchor in Senegal, nel Dipartimento di Sociologia, dove il professor Dudu Gay usa i nostri testi, e l'altra università è l'Università di Bamenda, in Camerun, che si chiama Università Cattolica Katuk di Bamenda, dove il direttore del Dipartimento di Sociologia, il professor Qui, utilizza i nostri testi nelle sue lezioni. Quindi hanno anche uno spirito internazionale rivolto verso il sud del mondo. I due nostri referì, i tre nostri referì degli Stati Uniti d'America, d'altra parte c'è Arturo Escobar, che è una persona di grande spessore. C'è Philip Lees e il nostro Parker Shipton dell'Università di Boston, li utilizzano come materiale didattico per i loro workshop, seminari, eccetera. Quindi questi nostri contatti internazionali danno anche un più ampio respiro al confronto teorico e pratico che possono suscitare. Che può suscitare la lettura di questi testi. Questa collana si realizza proprio lo spirito dell'antropologia, dello sviluppo e dell'antropologia in sé, sì. Che è questo confronto continuo a tutti i livelli, sia nelle culture come gli studiosi che si interessano delle culture diverse, e quindi la possibilità di ripensare e anche di rinnovare in un certo modo un modo di fare antropologia, grazie soprattutto al professor Palmieri, che ha avuto l'idea di proporre questa collana. Noi siamo particolarmente soddisfatti dell'approccio che Nuova Cultura ha alla stampa di questi libri, perché è una stampa print on demand, quindi non ne stampano delle quantità enormi di volumi, ma vengono stampati a seconda delle richieste che gli studenti fanno, e quindi ci sono degli sprechi. E l'altro fatto notevole che vorrei sottolineare, che è già stato detto dalla collega, è che c'è questa possibilità di averli online, con un prezzo accessibile.